Svegliati Alessandria, oggi è il 22 luglio 2021, mi trovo qui in via Piacenza di fronte all'ingresso dell'hotel Lux e abbiamo preso la notizia che finalmente questo hotel non è più un tra virgolette Covid hotel. Qui è rimasto un cavalletto con dei cartelli attaccati. Quindi è prossima la riapertura di questo hotel ai turisti, persone che sono interessate così ad albergare qua. C'è quindi una fase di ripartenza, possiamo chiamarla così. Buongiorno, professore. Buongiorno, questa è una notizia che si scontra con quello che si legge sui giornali e si sente sulle televisioni. Cioè, questa notizia ci dice che non c'è più l'emergenza, non c'è più la necessità di avere dei posti dove ricoverare, diciamo, quelli che sono affetti da Covid. E dall'altra invece, diciamo, l'emergenza mediatica ci dice invece che stanno aumentando i contagiati, non i ricoveri, attenzione alle parole, i contagiati, e che quindi si andrà incontro al prossimo La lockdown, la quarta ondata. terza o la quarta ondata. Ormai non si capisce più niente, si capisce solo una cosa, che è evidente che si vuole prolungare al massimo questo stato di cose. Tant'è vero che Draghi ha già fatto filtrare che intende prorogare il 31 di luglio, intende prorogare lo stato di emergenza. Naturalmente, per chi non fosse informato su quello che significa che ci sono procedure che possono essere prese bypassando il Parlamento e facendo decretazioni d'urgenza. Praticamente è una situazione in cui un paese è paralizzato nelle sue attività politiche, sociali ed economiche, perché chiusura vuol dire quello, decretazione d'urgenza vuol dire bypassare il Parlamento e tutti gli organi rappresentativi, eccetera. Quindi è una situazione, diciamo, che può essere comoda per gestire, senza interferenza, insomma, no, una sorta di non disturbare il conduttore. Questo discorso mi dà agio per introdurne altri due. Ad esempio, si parla di numero di contagiati, è in aumento i contagiati, naturalmente utilizzando questo termine generico, contagiati, che può anche far, come dire, credere che aumentano i malati, aumentano le persone che sono in difficoltà. Contagiati, se andate a vedere, vuol dire può essere un portatore sano, può essere un asintomatico, può essere qualunque cosa, ma non è tanto questo. Uno dice contagiato può contagiare, non è vero, perché sulla base di che cosa si materializza questo numero? Sulla base dell'esito dei tamponi. E ormai sappiamo, almeno da 6 mesi a questa parte, che l'OMS ha detto che i tamponi, se non fatti regolarmente vuol dire che il processo di lavorazione del residuo biologico deve essere fatto limitatamente a 28 cicli, 28, se no il rischio, se si supera questo numero, è che possono verificarsi il 95% dei falsi positivi, 95%. E quindi a questo punto, se fosse vero quello che si dice, il 95% dei cosiddetti contagiati non è contagiato. Quindi dati falsi, Ci sono dei dati falsi, tanto è gonfiati. vero che ci sono un sacco di ricorsi piuttosto importanti anche contro la validità del tampone, perché è il tampone il motore è il tampone. Se tu lo gestisci come vuoi, cioè con una
processo molto più lungo, tiri fuori, qualcuno ha detto, si tira fuori detriti biologici di influenze fatte 3 o 4 anni fa, che poi sono quasi simili come virus a questo del virus. Ma io volevo solo così sapere da lei, professore, una domanda. Abbiamo visto che già nella prima fase di questa emergenza sanitaria si cercava comunque un responsabile. Un capro espiatorio. Anche in questa seconda, terza, adesso non so, abbiamo perso. Ma siamo noi. Siamo noi. Quelli non vaccinati. Siamo noi che non portiamo la mascherina perché hanno tolto l'obbligo, un obbligo che non c'era, tra parentesi. Siamo noi che siamo andati alle partite di calcio. E questo lo trovo un controsenso, no? Ma io lo trovo puerile, infantile, colpa festeggiamenti, tua, colpa mia, eccetera. Hai pensato questo e hai fatto quest'altro, eccetera, eccetera. Una cosa infantile che vorrei che la maggior parte della popolazione, ormai come sta succedendo in altri paesi d'Europa, se ne sta reso conto. Ma finisco con questa cosa drammatica. Secondo me è drammatica. Drammatica per diciamo la facilità con cui si vogliono raggiungere certi risultati e non tenendo conto della situazione reale e dei dati veri. Allora, sembrerebbe che uno dei criteri, attenzione bene, per ritornare alle varie zone colorate, eccetera, quindi anche con chiusure, ritorno di vieti, eccetera, eccetera, sembrerebbe, attendiamo il decreto, il DPCM, anche quello che non può essere valido, ma il cittadino deve sempre ricorrere per fare valere le proprie ragioni. Allora, sembrerebbe, attenzione, drizzate le orecchie, che se si superano il 5%, ho detto il 5% dei posti di terapia intensiva, il 5% dei posti di terapia intensiva occupati, vuol dire che su 100 bastano 5 posti occupati, si ritorna con rosso, arancione, eccetera. 5%, cioè occupare 5 posti su 100. Ma secondo voi è un altro dato che è identico oppure il 10% dei posti letto in ospedale? Il 10%, ma non di Covid, il 10% in assoluto, e neanche il 5% in terapia intensiva di Covid, perché in terapia intensiva ci può finire anche quello che ha fatto l'incidente stradale, chi ha fatto l'infarto. Ma voi vi rendete conto che ci stanno prendendo per i fondelli? Vi rendete conto o no? Un'ultima battuta, poi chiudiamo questo servizio. Un politico italiano ha affermato, non voglio dire il nome perché lascio ai nostri amici da casa fare la ricerca, che il vaccino debba essere eseguito casa per casa. Questo tipo di affermazioni di stampo così dittatoriale, almeno una sua considerazione, cioè perché è assurdo una cosa del genere. Non vado oltre perché ho paura in un clima come questo di essere additato per quello che non sono. Certamente una deriva molto molto pericolosa. Molto pericolosa, che deve essere fermata con la razionalità, cioè con la razionalità e con l'insegnamento della storia. Mi fermo qui. Adesso oggi decidono per il Green Pass. Allora, io non so, si vuole proprio affondare l'economia italiana, ma anche di altri stati. Si vuole distruggere uno stile di vita che è nostro da tanti anni. Non dico modificare, neanche correggere, non mi piace il termine correggere, ma come dire, adattare, anche si possono fare dei correttivi, eccetera. Si vogliono letteralmente distruggere, cioè si vuole, si tenta, dico, perché questo non è un discorso diretto, si tenta
di attraverso la chiusura dei posti di lavoro, dei posti, dei luoghi di ritrovo, attraverso l'impossibilità degli incontri, il distanziamento sociale, che è una cosa spaventosa, non fisica, si vuole distruggere un tipo di società per farne impostare un'altra, no? Un'altra che potete immaginare su che basi viene. E naturalmente con questi grandi belli obiettivi che chi è che non può condividere? Sostenibilità, green, energia verde, pace, distribuzione del reddito di cittadinanza, cioè mai quello che rimarrà del reddito di cittadinanza. Ecco, tutto questo è nel disegno di qualcuno che l'ha pensato al di sopra di Draghi, della Merkel, eccetera. Io non so se arriveremo o arriverò a capire esattamente. Abbiamo capito che il fine e comunque il risultato sarà questo, cioè la distruzione di un certo tipo di società. La fame, l'impoverimento, la dipendenza e tutto quello che è stato conquistato in termini di diritti negli ultimi 70 anni ci si fa belli con la Costituzione. La Costituzione è massacrata ogni giorno, tirata avanti. Nel frattempo, professore, continuano gli sbarchi, ovviamente senza Green Pass e nemmeno tamponi. Ma no, sicuramente in Libia gli avranno fornito il tampone. In Libia le ONG avranno fatto tutto, tampone, avranno fatto Green Pass, vaccino, tutto. Sono anticipati, vengono giù col Green Pass, buttano via la carta d'identità, la loro carta d'identità la buttano, però hanno in tasca il Green Pass. E con questa nota umoristica noi vi lasciamo. Hai da aggiungere qualcosa? No, guardi, ha già detto tutto lei, professore. Siamo davanti a questo hotel, riaprirà i turisti. Per il momento la Saracinesca è chiusa, vedremo quanti turisti arriveranno in Alessandria. Certo. Speriamo tanti. Speriamo. In centinaia. Ne abbiamo bisogno. Tanto guarda, poi nel giro di un mese e mezzo verrà tutto di nuovo chiuso, senza nessuna ragione o con pochissime ragioni. Ripeto, 5% dei posti, 5% dei posti di terapia intensiva occupata, è una cosa vergognosa. 5 posti su 100. Okay. E visto che poi hanno 82 cose, hanno tanto a cura della nostra salute, io invito una cosa, perché se hai cura della nostra salute rendete obbligatorio il vaccino. Esatto. Perché non lo fanno? Perché invece chi non lo fa non può andare? È giusto mettere gli italiani e le persone una contro l'altra. E se è vero che ci tieni alla salute, perché hai dedicato solo il 9% dei 220 miliardi del recovery fund alla salute e il 19% all'uguaglianza di genere, al gender fluid e alla transizione digitale, all'elettrico? Perché solo il 9%? Qualcuno me lo sa spiegare? Faccio una domanda: perché il 9% per la sanità e basta? Volevamo prendere i fondi dedicati alla sanità, i fondi europei, eccetera. Perché? Ma perché? Qualcuno me lo può spiegare? Aspettiamo che dall'Europa qualcuno ci risponda, se arriva a questo servizio. Ma l'Europa hanno già deciso come andrà l'Europa, andrà in un certo modo, andrà in un elettrico che inquinerà e danneggerà ancora di più il pianeta, andrà sul digitale perché si va sempre verso una società transumana, di controllo, di vigilanza, andrà sul gender fluid perché è così, no, che deve andare, perché è così, perché i guru della coloro che guidano certi processi hanno deciso così. Si andrà con la diminuzione della popolazione mondiale, per carità, ma cose che
Qualcuno non, le potrebbe dire che lei è un cospirazionalista. sono, ma io sono quello che sono, io sono uno che leggo, insomma, Si informa. e non mi Va limito a una certa parte di lettura. bene. Leggo, diciamo, trasversalmente un po' tutto. Va bene. Va E bene. poi soprattutto io vorrei avere un confronto razionale sui dati e sulle evidenze scientifiche, non sugli slogan mediatici e Esatto. su chi pensa di avere ragione e quindi non intrattiene e non intavola neanche un confronto. Arrivederci.